Per la colazione sono andata a mangiarmi questa buonissima fetta di castagnaccio. Noi la facciamo bello fino ed è una ricetta semplicissima, quindi se volete vi faccio il video accompagnato da una bella tazza di tè caldo. Pranzo vado a mangiarmi una buonissima vellutata di zucchine che è super sana, leggera, aiuta a depurarsi e davvero io la adoro. Quindi vado a pulire le zucchine, le faccio a pezzetti, non troppo grandi ma neanche troppo piccole, insomma a rotelle. Poi vado a mettere in una pentola un cucchiaio d'olio d'oliva extravergine e un pochino di scalogno. Aggiungo un pochino di acqua e brodo vegetale, poco poco, giusto per far ammorbidire la cipolla, insieme a un pezzettino d'aglio. E poi, quando la cipolla si è ammorbidita, vado ad aggiungere le mie zucchine. Aggiungo il brodo che mi era avanzato, quindi l'acqua con il brodo vegetale, quello bio della Rapunzel, e faccio cuocere. Quando è cotto vado a togliere il brodo, lo metto da parte e vado ad aggiungere la noce moscata, il pepe nero macinato. E poi con il mio mini pimer vado a frullare il tutto fino a renderla bella cremosa e omogenea. Ci vuole davvero pochissimi minuti. Dopodiché ho aggiunto mezzo bicchiere di latte, voi potete mettere anche della semplice acqua o del latte vegetale non zuccherato se appunto siete vegani. E faccio cuocere un altro pochino così diventa bella bella cremosa. Io vado ad aggiungere altra noce moscata perché l'adoro e poi metto un cucchiaino di parmigiano, anche qui se siete vegani potete evitarlo tranquillamente. Faccio cuocere qualche altro secondo giusto per amalgamare il tutto ed è pronta. La vado a condire con un pochino di curcuma che fa benissimo, vi consiglio di mettere appunto a freddo per non rovinare le sue proprietà, e un pochino di semi di papavero. Un goccino di olio extravergine di oliva. E la nostra vellutata è pronta, era super cremosa, leggera, con sapore delicato, buonissimo, davvero provatela perché è fantastica. Poi vado a fare una bella insalata, insalata fresca, un po' particolare, vado a metterci i finocchi che sono di stagione e che li adoro, li vado a tagliare fini fini. Poi vado ad aggiungere il sedano, che vado anche questo a tagliare alla julienne, credo si dica. E poi vado a tagliare anche i pomodori a pezzetti. E infine aggiungo una carota tagliata appunto super sottile con questo tagliapatate. Vado ad aggiungere un pochino di fagioli cotti a vapore e poi vado a condire con sale, olio e un pochino di glassa di aceto. Era davvero deliziosa e super fresca. Per la merenda vado a farmi una super spremuta energetica, piena di vitamine, sali minerali e con tutti i frutti di stagione. Vado ad usare l'arancio, il limone e la carota, quindi una sorta di ace, insieme a un pezzettino di zenzero che attiva il metabolismo e ha un gusto molto particolare che io adoro. Vado a centrifugare il tutto, ci vuole davvero pochissimi minuti. E questa è stata la mia merenda, quindi questo fantastico succo insieme a tre albicocche secche, che sono molto energetiche e sono buonissime. Per la cena vado invece a fare un piatto davvero particolare che mi sono inventata al momento con quello che avevo in casa ed era delizioso. Prima ho messo un po' di olio con la cipolla, poi ho aggiunto dei piselli surgelati, i peperoni fatti a pezzetti, i peperoni sono freschi. E ho mischiato un pochino per far amalgamare il tutto e far cuocere leggermente. Poi ho aggiunto un pochino d'acqua, quindi per farlo bollire e quindi far cuocere il tutto. Intanto che quelli cuociono, andiamo a fare una mega insalata. Sì, adoro le insalate e questa è una delle mie preferite, un mio classico. Vado a mettere i spinacini,
il cavolo o la verza insieme alla rucola che adoro, e anche questa volta uso la carota che in questo periodo mi sta piacendo tantissimo, fatta appunto fina fina. Vado a mischiare il tutto e voilà, la nostra insalata è pronta. Ora che i peperoni e i piselli sono cotti, vado ad aggiungere le zucchine tagliate finissime. Un pochino di brodo granulare, quello appunto di prima era punze, e ci vado ad aggiungere qualche cecio. Dopodiché, quando il tutto è cotto, vado ad aggiungerci la mia quinoa che ho precedentemente cotto in un altro pentolino con un pochino d'acqua, e vado a mischiare per amalgamare il tutto. Vado ad aggiungere anche un cucchiaino di Philadelphia Light, che adoro, questo appunto se siete vegani anche qui potete evitare di metterlo, o magari mettere qualcos'altro di cremoso che non sia formaggio. Vado a mischiare il tutto e voilà, era davvero buonissimo, e poi sopra ci ho aggiunto comunque un pochino di pepe e di semi di papavero che adoro, ma potete anche evitarli, ed era davvero buono, nutriente, pieno di verdure, e poi con la mia insalatina, e questa è stata la mia cena. Io spero che il video vi sia piaciuto, non vi dimenticate di iscrivervi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!